Si riparte in contropiede, attenzione Insigne, attenzione Insigne, attenzione Insigne, ci prova da lontano. Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers, io sono Salvatore. Forza amico, dobbiamo andare. E siamo qui ragazzi quest'oggi ritornati per un grandissimo, mega galattico, super mega merrimo, oldi e bencissimo! Arriva, arriva! Avremo una squadra perfetta! Pronostico del Napoli. Ragazzi, scusate. Siamo qui ragazzi, dopo tanto tempo abbiamo saltato ben due pronostici ragazzi, purtroppo, tre pronostici purtroppo causa morte di Salvatore. Sì, stavo per morire. Poi non vedevate più nessun canale, nessun YouTube. No, YouTube lo vedevate, cioè non vedevate più Salvatore degli Amendola Brothers. Se eravate costretti a vedere sempre Nabbo su Minecraft. Che cosa hai detto? Quello era Nabbo su Minecraft. Scherzi a parte ragazzi, ora mi sono ripreso e si continua con la con i pronostici del Napoli, appunto. E ne sono certo. Vediamo un po' cosa è successo in queste settimane. Dobbiamo adesso simulare alcune delle partite che abbiamo saltato. Vediamo che la Juventus adesso è a pari punti nella classifica fake con il Napoli, Udinese a seguirci subito a 62 col Torino e la Roma. Bene! Ti sei deciso finalmente. Adesso andiamo a simulare subito le partite ragazzi, così vediamo un po' cosa succede in nel campionato. Sassuolo-Napoli, che nella realtà non si ricorda Jonathan, nella realtà 0-0, mi sembra 1-1. Ha segnato Acerbi, quindi stiamo perdendo. Attenzione, vai Napoli. Devo pezzo 2-1 con gol di Insigne. E vabbè. Mi dispiace ragazzi, ma non c'è niente da fare. Quindi mai ci ha superato per forza, a meno che ne pezzo bravi. Vediamo. A pezzo bravi. Che mazzo. A pezzo pure l'Udinese. Che mazzo. D'accordo, non ha importanza. Riusciremo a vincere il campionato ugualmente, ragazzi. La partita contro l'Inter. Amala! Pazza Inter Amala! Simulamma partita, ya vincim, speriamo. Vediamo. Murillo ammonito. Vai Napoli, vai Napoli, vai Napoli! Hamsik! Gol del Napoli, Hamsik! Attenzione! Un po' di sostituzione per il Napoli. No, Benega. Ci ha pareggiato Benega. Medel, il giocatore di Medel è espulso. Vai Napoli, vai Napoli, vai Napoli! No. 1-1 contro l'Inter. Mannaggia, bubba. La Juve forse ha perso e abbiamo superato la Juve con un pareggio. Vediamo. No, ha vinto pure l'Udinese. Si è messo a 69. Mannaggia, bubba. E mo? E mo col Cagliari pure dobbiamo simulare. Speriamo in una vittoria. Queste simulazioni non mi piacciono. Con l'Inter abbiamo vinto 1-0, nella realtà col Cagliari 3-1. Speriamo che nel gioco Cagliari on. No, mette Guagliu Borri. Ah no, Borri è lo. Sostituzione di Gennaro, Ionita, Hamsik. E ingarriamo il pronostico, cioè il pronostico è ingarrato, no, la partita reale ha ingarrato il pronostico. E Napoli vince 3-1 con il Cagliari, ottimo, ottimo. Speriamo di recuperare qualche punto sulla Juve. Infatti siamo a un solo punto, no, siamo a tre punti, 6, 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
perdendo un sacco di tempo. Napoli con la maglia azzurra, come al solito, il Torino maglia granata. Reina, Albiol, Isai, Koulibaly, Gula, Malan, Jorginho, Amsic, Mertens, Gaia, Onye. Forse
Forse ho alzato un po' troppo la voce. Quindi si va, ragazzi. Come al solito, ragazzi, vi salutiamo tutti coloro che hanno indovinato il pronostico, l'ultimo pronostico del Napoli. E vi invitiamo, ragazzi, a commentare qua sotto con il vostro pronostico. Chi indovinerà sarà salutato nel prossimo video. Come al solito, ovvio, anche durante questi giochetti vi invitiamo ad evitare di fare guerre calcistiche, perché noi tifiamo Napoli e questo è vero. Però cerchiamo di portare rispetto per tutte le squadre, perché il calcio, ragazzi, è uno sport che dovrebbe unire sempre. Sempre con la B. Davvero niente male. Benissimo. Scendono le squadre in campo. Benvenuti da Pierluigi Pardo e da Stefano Nava per questo match. Siamo pronti a raccontarvi una sfida interessantissima. Ciao Pier. Ciao agli amici a casa. Come ha chiamato Pier? Ciao Pier. È tutto pronto per l'emozione della sfida, che vede opposte Torino e Napoli. Una sfida quasi al vertice tra questa classifica un poco fichissima. Napoli, squadra che arriva con il morale alto dopo la vittoria in terra nell'ultimo match. Quasi al vertice, terzo posto contro settimo posto. Bel successo per 3-1 ottenuto nel. Chi lo sa, chissà perché possano farcela. Vinceremo forse. Beh. Si mettono in fila per ascoltare gli inni nazionali, quello del Napoli. Oi vita, oi vita mia, oi cocore, chi su cocore. Quello del Torino. Incredibile in difesa, concedendo pochissimo, non sarà facile. Oh mia bella madrina. Quello è Milano. Milan. La vera squadra di Torino siamo noi. La vera squadra di Torino. Oh, hanno Hart in porta, De Silvestri, Castan, Moretti, Avelar, Vives, Lulic, Valdifiori, Lealic, Belotti, Falche. Ce l'hanno loro il Valdifiori adesso. L'ex di turno, attenzione. Pure il Gallo Bellotti, eh. Io non sapevo il riso Gallo Scotti. Che quello è uno scotto. Per me è una cagata pazzesca. Attenzione, Sarri sempre con la sua zella. Facciamoci un cecchio a Cammello. Ed ecco, i giocatori sono pronti, ragazzi. Si parte. Avanti Napoli. Avanti Napoli. Avanti Napoli. Siamo tutti con tre. Forza ragazzi, forza, sono con voi. Attenzione Mertens, subito ruba la palla al giocatore del Torino. Vede filtrante Gaglione. Attenzione, si attacca subito al Napoli. Aaaaaah! A volo! Mamma mia, mamma mia. Subito il Napoli in attacco. Subito il Napoli in attacco. Che partita emozionante. De Silvestri fraseggiano in difesa. Attenzione, passaggio sbagliato. Passaggio sbagliato, Mertens. Vede Gaglione che si avanza in aria. Prova il tiro. Madonna mia, madonna. Deviazione, deviazione, deviazione. Calcio d'angolo al centrocampo, a centro aria. Pallone sul fondo. E questa era una grande occasione. Era una grande occasione. Koulibaly non ce l'ha fatta. Bello figo. Io non pago affitto. Attenzione, Vives. C'hanno Moretti e Vives. In tutti e due ce li hanno. Falche. Attenzione a Vives. Che questo è Vives. Valdifiori. Valdifiori. Lukic. Falche. Attenzione a Falche di Assassin's Creed. No, quella è un'aquila. Attenzione, Aguilar, De Silvestri, Reina, San Giuseppe Reina, para questo tiro strabiliante. Non vi permettete di batterci. Insigne, vai Insigne Master Race, con Mefford, tu scugnizzo, vai Insigne, vai, vai sulla fascia. Mamma mia, arbitro, è rigore. Ah no, è fuoriano. Su Zucchi ci hanno scritto loro sulla mano, su Zucchi, Zucchi un poco. Ammonito De Silvestri, attenzione. Ci sta tutta. Insigne deve battere questo calcio d'angolo. Cambiamo la visuale, questo calcio, questa punizione. Gliela faccio segnare, voglio. Gliela faccio segnare. Sì, da abbadire però. Nella barriera. C'è un buon anticipo. Val di Fiori, attenzione alla Valle dei Fiori. Il giocatore che il Napoli non ha saputo sfruttare, forse. Oh! Isaiah, Tushin. Attenzione. Vai. Callejon. Vede filtrante Mertens. Vai Mertens. Vai Mertens. Aia! Laterale per noi. Isaiah.
Isai Giorginio! Madonna! Madonna! Benedetto dell'intorno rete! Ma quando mi incazzo, porca puttana, per certi scherzi che mi fete! Io mi spazzo lo stecchiamo con le mie testi di capo! Chiaro? Parolaccia angulam. Giorginio, vai Giorginio! Vede Isai sulla fascia da solo! A rientrare! La serve per Mertens! Mamma mia, il portiere le sta prendendo tutte, guardatela. Forse si sengolava un poco di più Mertens. Insigne batte il calcio d'angolo verso Kayan. Che gol! Mamma mia, con la testa Kayan. Mamma mia! Maledetto! Three days later. Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Che colpo di dai, potevo fare. Che cos'è quel coso? È quel pallone, ho fatto gol. Così ha fatto. Guarda la sta, sarà fatto. Pure Sarri si è gasato. Ora abbiamo un Sarri minerale. Gasato. E si ribatte a centrocampo. Si riparte. Napoli 1, Torino 0. Napoli 1, Torino 0. Oh, Gulam, parolaccia un Gulam verso Diego Armando Allan. Ancora per Mertens. Come è forte su Mertens. Sai Mertens. Vai. Allan, Diego Armando Allan. Vede Gaglion, ancora lui. È doppietta di Gaglion! È doppietta di Gaglion! Mamma mia, il Napoli non si ferma più! Napoli 2, Torino 0! Napoli 2, Torino 0! Il branco di leoni è qui nel campo! Hai visto? Sì, è stato molto bello. La squadra ha cominciato a funzionare. Dobbiamo continuare così. Sì, certo, Arthur ha ragione. E ora i pirati si mettevano il pappagallo sulla spalla. Io mi metto l'Ion. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Qui. Tu sta. Ci voleva il toro, Torero Camomille. E Matador Kie. No, e Kie on Kie, Torero Camomille. Riraffa. Mi vuole cadere. Napoli 2, Torino 0. E Torino non balla più. Torino non balla più. Attenzione a Lukic. Bellotti. Attenzione a Bellotti. Oh, Bellotti. Vives, Mortes e Miracoles. Falche. Mamma mia. Si riparte in contropiede, attenzione Insigne, ci prova da lontano! Perché Insigne Master Race, contropiede, grandissimo, guardate là, ci ha provato, voleva fare il gol del secolo, ma non ha fatto manco Villaro, l'Armenica e Marino. Avelar, ancora, Valdifiori, attenzione Valdifiori. Sarà dunque di 4 minuti. Oh, attenzione, Vives, Mortes, Miracoles, tutti insieme. Falche. De Silvestri. Oh, questo no, che vai? Oh, non va nessuna palla. Togliete la palla a Vives. Lasciatelo, Vives. E l'arbitro dice che può. E finisce il primo tempo. Napoli 2 con 9 tiri in porta. Il Torino solo 2 tiri. Bene, continuate così. E quindi entra Rog ed esce Giorginio, o frate scema, e Ronaldinho. E si riparte, vai Master Race, vai ragazzi, facciamo il terzo. Ma che facciamo? Ah, Insigne stava scattando tutti i campos proprio. Ate Valdifiori, Avelar. Vives, ancora lui. Lulic. Vai De Silvestri, gatto De Silvestri.
Falche. Attenzione, non ce l'ha. Meno male che non ce l'ha. Con una rimessa dal fondo. E ancora lui, Koulibaly. Bello figo. Io non pago affitto. Allan, vai Allan. Adesso Torero Camomillo. Vai Mertens! Lo so che stiamo vincendo 2-0, ma non esageriamo, ragazzi. Qua c'è ancora tutto il secondo tempo, possono recuperare. Manca ancora un po' alla fine della partita. Possiamo ancora recuperare, giusto? Possiamo ancora farcela. Bravo, capitano. Attenzione a Velar. Avelar verso Belotti. Attenzione al gallo Belotti. Attenzione, Reina la prende. Reina la prende. Ci mette una pezza. Ci mette due pezze. Ci mette tre pezze. Vives. Avelar. Ancora lui. Acqua. Alla. Lava. Acqua. Fa. La fa. Ma che cazzo stai a dire? Benassi. Benassi. Ah, bella così, merda. Bella così. Partiamo, partiamo, partiamo tutti insieme. Vai! No! Vai, vai Napoli, facciamo il terzo volo. Falche, attenzione a Falche, parola. Falche you. Gulam, attenzione Gulam. Attenzione Gulam. Allan, vai, 3 minuti di recupero. Facciamo il terzo con 3 minuti di recupero. Caglion. Oh, arbitro! Wow, ma che è? Smackdown. Punizione. Ah, bravo arbitro, segna, fai il disegnino di quello che l'ha fatto. Cioè, la prossima volta una capata in bocca. Cambiamo la visuale. Allora, non ce la faccio segnare da qua. Però se la passiamo a Insigne. Insigne. Che la dà picchie! Non ce l'ha fatta, non ce l'abbiamo fatta, ragazzi, frettezza, non ce la facciamo. Vabbè, finisce così! È finita! Napoli 2, Torino 0. Questo è il nostro pronostico. E come al solito, se il video vi è piaciuto, ragazzi, ragazzi, lasciate un bel mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Abendola Brothers. Trovate il link in descrizione. Siamo anche su Ask e Instagram, quindi ascoltateci e followateci. Siamo anche su Instagram, quindi su Telegram, quindi telegrammateci. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte del gallo Belotti, Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao!